Gentili ascoltatori di RST Science, Radio Science TV di Treviso, buonasera. Siete collegati con la redazione ai microfoni Massimo Bonella per Istria oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. È stata convocata per lunedì prossimo 25 settembre alle ore 17:30 presso la sede della Comunità degli Italiani di Santa Domenica la ottava seduta ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Tra i numerosi punti all'ordine del giorno, alcune modifiche di carattere tecnico allo Statuto dell'Unione Italiana, l'elezione del Presidente e di altri membri del Comitato dei Garanti d'Appello e di Controllo dell'Unione Italiana, il quarto assestamento del piano di lavoro e del piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2017, nonché l'approvazione dei bilanci consuntivi per l'anno d'esercizio 2016 e dei piani finanziari e di lavoro per il 2017 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, dell'Edit, della società Finistria SRL e dell'AIA di Capodistria. L'invito e tutti i materiali in trattazione sono reperibili sul sito dell'Unione Italiana. Proseguiamo, andiamo a Gresignana. Si svolgerà questa settimana, dal 21 al 24 settembre, nella cittadina medievale di Gresignana, la 24esima edizione dell'Ex Tempore, competizione internazionale di pittura organizzata dall'Unione Italiana, dall'Università Popolare di Trieste, dalla città e dalla comunità degli italiani di Gresignana, in cui gli artisti si confronteranno con tecnica libera sui temi Gresignana e paesaggio istriano. I partecipanti potranno timbrare fino a due supporti di dimensioni massime 100x200 cm nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 settembre a Gresignana, presso la loggia nella sede dell'Unione Italiana di Fiume e di Capodistria, presso la Comunità degli Italiani di Pola e all'Università Popolare di Trieste. I lavori saranno esposti domenica 24 settembre lungo le vie del borgo dalle ore 10 alle ore 18 e saranno valutati da una giuria internazionale che assegnerà i premi in palio, primo, secondo, terzo e premio Città di Gresignana. Verrà inoltre assegnato un premio dagli artisti partecipanti che saranno chiamati quest'anno a esprimere la loro preferenza per un lavoro dei colleghi. Il regolamento e il programma completo della manifestazione sono disponibili sulla pagina Facebook dell'Unione Italiana, ovvero sulla pagina della Comunità degli Italiani di Gresignana. Capodistria. È iniziato lo scorso fine settimana presso la Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria l'ultimo laboratorio corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali, guidato dal regista connazionale Erdbrink e organizzato dall'Unione Italiana grazie ai fondi che lo Stato italiano mette a disposizione della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Il laboratorio proseguirà fino a questo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 settembre 2017. A Capodistria, sempre lo scorso fine settimana, presso gli spazi messi a disposizione dalla Comunità degli Italiani Santorio Santorio, sono iniziati anche i corsi musicali della locale sezione del Centro Studio di Musica Classica dell'Unione Italiana Luigi Dalla Piccola, diretto dal professor Fulvio Colombin. Saranno oltre una decina i giovani allievi che frequenteranno i corsi di flauto, pianoforte, canto e computer music tenuti dai professori Gianfranco Stantic e Edoardo Milani. Nell'ambito degli incontri con le comunità degli italiani, avviati da alcuni mesi dalla giunta esecutiva dell'Unione Italiana e coordinati dal presidente della stessa, Maurizio Tremul, accompagnato dal segretario Marin Corba, si sono svolte venerdì scorso le riunioni con i sodalizi di Sterna e Gresignana.
La comunità italiani di Esterna, presieduta da Aldo Sorgo, è una comunità che, considerata la costante diminuzione e invecchiamento della popolazione, rende problematica la realizzazione di attività costanti, nonché la partecipazione dei giovani. Nonostante ciò, la comunità italiani organizza vari eventi e manifestazioni durante l'anno, quali il carnevale, il torneo di bocce, il piccolo torneo di calcio, la festa del paese durante il mese di agosto e gli incontri culturali Poeti in Bosco. Nell'incontro si è deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alle famiglie per organizzare in sede attività culturali rivolte ai nostri giovani connazionali. La comunità italiani di Crosignano, invece, presieduta dal giovane Mauro Gorian, vede un migliore inserimento dei giovani all'interno delle sue sezioni. Essa svolge durante l'anno molteplici attività, quali il calcetto, i corsi di musica, pianoforte, chitarra, fisarmonica e violino, gestisce il coro misto Grisium, la sezione di mini cantanti e la filodrammatica giovani. Molti anche gli eventi che organizza: il torneo Briscola e Tressette, la festa di San Biagio e quella di San Francesco da Paola a Piemonte, la festa di San Vito, i tornei sportivi, i concerti e, ultima ma non di meno importante, assieme all'Unione Italiana e all'Università Popolare di Trieste, l'ex tempore grisignana. È stato affrontato anche il problema della progressiva scomparsa della lingua italiana nelle messe delle parrocchie di Momiano, Crassizza, Grisignana, Portole e Piemonte, come pure delle modifiche delle tradizioni religiose locali. Ai connazionali di Crosignana è stato assicurato l'interessamento e il sostegno dell'Unione Italiana anche nel campo religioso. Dovremmo avere ancora qualche minuto per un'altra notizia. Università di Pola, 40° anniversario degli studi di italianistica. Da domani, 21 settembre, a domenica 24 settembre, si terrà a Pola, presso la sezione degli studi italiani del Dipartimento di Studi Interdisciplinari Italiani e Culturali dell'Università Juraj Dobrila, coordinato dalla dottoressa Eliana Moscarda Mirkovic, il convegno internazionale in occasione del 40° anniversario degli studi di italianistica a Pola. Il calendario dei numerosi interventi in programma è consultabile sul sito dell'Università di Pola. Ancora una notizia, ci spostiamo a Buie. Venerdì 22 settembre, presso la sala spettacoli della locale comunità, alle ore 19, avrà luogo il concerto pianistico del maestro Davide Cercota. Dunque, alle 19:54 termina qui il notiziario Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Lettura in studio di Massimo Bonella, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione. Vi dà appuntamento alla prossima settimana e naturalmente anche per le varie repliche, che potete poi riascoltarle ogni giorno alle 19:45, sempre qui su Radio Science TV di Treviso. Gentili ascoltatori, buon proseguimento con i nostri programmi.